settore naturalmente risente, come tutti i settori, di questa situazione. Fino a 7-8 mesi fa la spesa di telecomunicazioni, in particolare le spese per la telefonia mobile, avevano dei tassi di decremento minori del resto delle attività e dei consumi. Direi che negli ultimi mesi purtroppo anche i consumi di ICT si stanno allineando al declino generale dei consumi. Naturalmente deve passare questo periodo, perché sarebbe sorprendente di avere un settore in controtendenza rispetto all'intera economia, e nel frattempo è molto importante che proprio in questo periodo di crisi si facciano i passi necessari per garantire quelle innovazioni e quegli investimenti che poi in un momento di ripresa dei mercati e dei consumi si riveleranno indispensabili. Io ne do un giudizio positivo a condizione che lo si consideri per quello che è, cioè un semplice avvio, un primo passo, perché poi naturalmente, se, perché questo deve essere l'obiettivo, si vuole che lo scorporo consenta un intervento anche pubblico di investimenti per le reti, per la banda ultralarga, e bisogna che ci siano delle condizioni che rendano possibile questo investimento pubblico, e quindi in primo luogo condizioni di perimetro della rete da scorporare, condizioni relative a chi gestisce, chi guida l'azienda della rete che verrebbe a nascere, condizioni di regole aperte alla concorrenza per tutti gli operatori. Quindi è un primo passo di una strada molto lunga, e è utile che il governo contribuisca a far sì che la strada non sia troppo lunga.